Buon pranzo, capoccia rosso nero, buon pranzo a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi è il giorno, oggi è la finale di Supercoppa Italiana Riyadh tra Milan e Inter. Mi sto letteralmente cagando sotto, grande tensione per la partita di questa sera, una partita che viene in un momento difficile, ma prima di cominciare questo video pre-partita, mi raccomando ragazzi, like al video, commentate, condividetelo con gli amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati con i futuri contenuti della vostra capoccia del cuore. Ragazzi, niente, per quanto riguarda la formazione, ci sono delle sorprese per la partita di questa sera. Al momento dei ballottaggi, Kjær e Messias hanno rispettivamente battuto i loro concorrenti per il posto da titolare, ovvero Kalulu e Selmeker. Partendo subito con la formazione titolare del Milan, in porta lo scaldacesso, difesa formata da Theo Hernandez, Tomori, Kjær e Calabria, centrocampo titolarissimo Bennacer, Tonali, con Leao a sinistra, Brendiaz trequartista a destra, Messias e in avanti Giroud. Per quanto riguarda l'Inter, ragazzi, si schiererà con Onana in porta, difesa formata al momento, data per titolare, Skriniar, Acerbi e Bastoni, con Darmian e Di Marco sulle fasce, a centrocampo Mkhitaryan, Çalhanoğlu nel ruolo di regista e Barella con Dzeko e Lautaro. Allora, cosa mi spaventa di questa partita? Sono d'accordo con le scelte di Pioli? Ragazzi, allora, commentiamo le scelte di Pioli per quanto riguarda il mettere Kjær titolare al posto di Kalulu. Sì, sono d'accordo perché non giocherà Lukaku, che partirà dalla panchina, quindi ci sarà un attaccante molto forte e fisico come Dzeko, che soffriamo terribilmente e lo soffriamo addirittura più di Lukaku. Oltre a dire che Lukaku in questo momento non è completamente paragonabile a Lukaku che era prima, speriamo continui questo momento, no, per noi e per quanto riguarda magari il proseguo del campionato. Quindi sono d'accordo con la scelta di Kjær, un giocatore più bravo a dirigere la difesa, una difesa che ultimamente è troppo distratta, anche perché sostanzialmente manca in porta il nostro Maignan, che dava sicurezza a tutta la difesa, quindi serviva un leader, e sono d'accordissimo con Kjær. Per quanto riguarda la scelta di Messias, invece sono un po' perplesso, perché siamo una squadra che in questo momento non ha equilibrio. L'anno scorso lo abbiamo trovato nel girone di ritorno facendo 6-7 vittorie consecutive, portandoci lo scudetto, proprio con la scelta di mettere un centrocampista come trequartista. Hanno giocato l'anno scorso Kessié e Krunic. Quest'anno, ragazzi, nelle partite in cui non ha giocato Krunic, nelle partite in cui abbiamo messo un trequartista puro di ruolo, quindi più votato alla fase offensiva come Brendiaz o De Ketelaere, abbiamo perso equilibrio, abbiamo perso compattezza. Ciò non significa che non possiamo giocare con questo trequartista puro, però avendo problemi di compattezza, se poi mi vai a mettere sulla destra addirittura Messias e quindi giocare con Leao, Brendiaz, Messias e Giroud, secondo me rischiamo di essere un po' troppo poco coperti. Non vuol dire che dobbiamo giocare in difesa, dobbiamo anzi imporre il nostro gioco, però ragazzi, Selmeker, lasciatemelo dire, in difesa è molto più attento, molto più accorto di Messias, che spesso e volentieri commette delle enormi minchiate. Cosa mi spaventa della formazione dell'Inter? Mi spaventa sicuramente la scheggia impazzita, al solito Barella, che in questa stagione è cresciuto definitivamente, sta trovando con continuità la via del gol, come auspicavo io per l'Italia, perché era l'unica cosa che mancava: bravissimo negli inserimenti, bravissimo nelle coperture, bravissimo a recuperare palle, però magari in fase conclusiva ancora peccato. Quest'anno ha trovato la sua identità, quindi dobbiamo fare attenzione soprattutto ai suoi tiri da fuori, a quelli di Çalhanoğlu. Per quanto riguarda il gioco dell'Inter, ragazzi, fino a questo momento l'Inter non ha mostrato il gioco spumeggiante e brillante di prima. L'Inter e il Milan, per quanto riguarda il momento di forma fisica, stanno facendo altamente cagare. L'Inter ha rischiato di essere eliminata contro il Parma, ha pareggiato prima col Monza, ha in qualche modo rischiato col Verona vincendo 1-0 di misura, gol arrivato al terzo minuto di gioco, quindi poi ci sono stati 87-90 minuti di sofferenza dell'Inter. Un Milan che dal suo canto non la vive bene, perché siamo in un momento di poca attenzione, poca lucidità mentale, c'è chi ci accusa di pancia piena. Secondo me, ragazzi, vista da fuori è successo qualcosa, l'ho detto già
nei miei post su Facebook, lo continuo a dire qui, non me la conta giusta il ritiro voluto da Maldini e Pioli dopo la partita con la Roma. Non... c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, secondo me è successo qualcosa, Maldini se n'è accorto e è voluto correre subito ai ripari. Ha voluto correre subito ai ripari perché non si spiega. Non si spiega, la squadra è strana, la squadra è come se a volte... ha bisogno di uno o due schiaffi per giocare, a volte corrono svuotati, non credo sia pancia piena, anche perché onestamente abbiamo vinto un titolo, quindi pancia piena te che... Però ragazzi, non sono tranquillo per la partita di stasera, nessuno potrà essere tranquillo per una finale contro l'Inter, perché è un derby, perché non vince mai la favorita, perché spesso e volentieri vince la sfavorita, e in questo momento trovare la sfavorita tra Milan e Inter è veramente dura, visto il momento di poca lucidità mentale. Non so che dire ragazzi, bisogna stare attenti, la partita inizia alle 8:30, anzi alle 8, calcio d'inizio fissato per le 8, sicuramente la squadra risentirà del fuso orario, sicuramente la squadra potrà avere problemi, il Milan recupera sia Origi, che aveva già in qualche modo entrato in campo nella sfortunata partita di Lecce, sia soprattutto... recupera giocatori importanti e funzionali come lo stesso Kier dal primo minuto, ma si candida per un ingresso in campo magari nel secondo tempo il nostro soldato Rebic, che ha nuovamente smesso di prendere il reddito di cittadinanza, chissà per quanto ancora durerà questo tiro e molla. Mi raccomando ragazzi, sempre vicini alla squadra, sosteniamoli in questi momenti. Chi mi dice che è una partita fondamentale per la stagione, io sempre sono sempre sul sì e no, perché alla fine l'anno scorso abbiamo perso il derby di ritorno di Coppa Italia 3-0, quindi sconfitta sonora, sconfitta pesante, ma dopo questa sconfitta le abbiamo vinte 6 di fila e ci siamo portati lo scudetto, quindi alla fine le scorie le detta molto la testa della squadra, la concentrazione della squadra e la bravura soprattutto dell'allenatore per eliminare un'eventuale delusione il prima possibile. Così come, secondo me, una vittoria non ci darà oltremodo la carica, perché ancora ragazzi manca più di un girone di ritorno, mancano esattamente 20 partite, quindi cazzo, cerchiamo di dire la nostra e cerchiamo di non far finire prima del dovuto questa stagione. Vi ringrazio per essere stati qui con me con il video di oggi. Dai cazzo ragazzi, stasera vi voglio tutti collegati alla TV a tifare, a supportare la nostra squadra del cuore. Like al video, commentate, condividetelo con gli amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Bella raga, dai.